e quindi ci siamo mossi d'urgenza per percorrere l'ulteriore tratto di strada che da via Rudie porta a via Fleming e per vedere se lungo quella tratta di strada vi fossero altre telecamere. Fortunatamente una di queste telecamere non era stata sovrascritta ed era una telecamera ad alta definizione che immortala il soggetto che percorre proprio quella strada in direzione via Fleming.